Un saluto a tutti ragazzi da Messi 91, siamo su Elden Ring e stiamo esplorando la città del sacro albero di Michella, a quanto pare che è ricoperta di strane creature e statue, che raffigurano, credo, Malenia e suo fratello, chi lo sa, boh, lo scopriremo forse solo avanzando, per il momento vado con Malenia ed il fratello, poi vedremo. No dai, cosa sta evocando quello lì? Cristallini, fantastico. Cosa gli tiro? Il sasso non ci arriverà mai. Ma la Loretta. Madonna, la durezza, altro che la Loretta. No. È il sassetto, però adesso possiamo tirarglielo. Che era molto più dannoso della Loretta, il sassetto. Beh, effettivamente una creatura magica, ha senso. Stupidissima me. Le maledette lì. Allora, noi adesso cosa facciamo? Giriamo per i tetti? Ma sì, dai, giriamo per i tetti. Tanto voglio dire. Salve! Non ci provi nemmeno, guarda. Non ci provi nemmeno. Sti cosi sono molto deboli alla nostra Eleonora. Guarda che bello. Come sanguinano bene sti aggeggi. La forgiatura 9, sì, gioco ho fatto. Tranquillo, ti ho ascoltato a sto giro. Ho potenziato il potenziabile. Poi ho fatto una build del cacchio, però ho potenziato tutto quello che potevo. Venga, venga, salve. Piano, non volare giù, Yella. Molto delicata, Mont. Ok, ok. Sì, poi lo so che ho tagliato tutta un'area, ragazzi. Mi sono buttata qui perché ho visto un tetto e ho detto ci saranno grandi segreti, invece probabilmente c'è solo la mia grande morte. Salve. Come la va? Tutto bene? Io ho della roteanza dalla mia. Qualcuno vuole favorire con un po' di roteanza? Qua si scende o si muore? No, qua si muore, ma proprio malissimo pure. Allora, io direi di iniziare a seguire un po' le scalette. Andiamo con quella che va giù per prima, dai. Di là si potrà andare con un hop tattico, non credo. Però visto che non c'è l'oblio sotto ci provo. E si può invece, vedi? Mica no. Ah, belle le nostre armi, ragazzi. Cosa ci fa un tizio di Raya Lucaria? Cosa ci fai tu qui? Spiegami. E mi tiri schifo pure tu, ma io ci arrivo e tu no. Porca miseria. Niente. Passeggia. Questo passeggia, ce n'è un altro là dentro di Raya Lucaria, ma perché c'è sta gente? Puzza tanto d'arena quella che abbiamo qua da parte, ragazzi, io ve lo dico, Ma tanto, tanto, tanto. Ci arriva? Dai che ci arriva, porca miseria, ci arriva. E quindi? Porca miseria. Ti sei fermato lì perché hai visto che non ci arrivo, maledetto. Bravo, vieni avanti. Fallo, fallo. Tu non ci arrivi, ma io sì. Arrivederci. Perfetto. Vedete ragazzi, essere factotum ha i suoi vantaggi. Magari il danno non è tra questi, ma per il resto siamo molto avvantaggiati. C'era anche una strada che andava per l'alto, l'ho vista, Piano piano. Molto da vicino, vedi? Perfetto. Cacchio. E niente. Tutto sul naso, ce lo prendiamo. Che bellezze. Devo solo imparare a non incastrarmi sul catalizzatore. Per il resto stiamo andando da Dio, ragazzi. Mi piace questa build, sono soddisfatto. Un saltino tattico lì, secondo me ci arriviamo però, Ah, stiamo andando verso i maghi e verso quella che secondo me è un'arena. Porca miseria, c'è proprio la porta come per dire vieni e combatti questa persona, questa creatura, questo essere. Colei, colui, codesti, coloro.
qualsiasi cosa essa sia. Senta, ma ci veniamo dopo qua. Non so perché ho un brutto presentimento che mi fa pensare che vado prima verso l'alto. Vediamo cosa c'è qua sopra prima. Che magari è un'area chiusa. Ah, semplicemente torniamo indietro qua. Che se faccio hoppete, giusto? Ah, questo è lo shortcut, aspetta. Deve. Salve. Lei mi martella, vero? No, lei mi commenta. Se mi commenta. Ma proprio con uno shanan pure. Mi martella pure. Allora. Tie! Aia! Il martello non l'ho... non l'ho messo, dannazione. Avrei potuto. No, ho sbagliato! Ah! Morti, 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 morti. Purtroppo ho preso male il tempismo sul primo roll e di conseguenza anche il secondo e siamo morti, ma va bene. Il martello non l'ho messo, effettivamente l'abbiamo usato parecchio, però ho questa concezione di una Iella in questo momento molto veloce, fluida e rapida, quindi il martello mi stona un po'. Magari più avanti, adesso vediamo. Quella è la cometa di morte. Attenzione. La conosciamo molto bene, quella cometa di morte lì. Ah, grazie per avermi mostrato la retta via. In tutti i sensi. Lo accetto. Sì, ok, se non avessimo ancora capito, andavano potenziate le armi per quest'area. Chiaro e cristallino. Sembrano tutte uguali queste statue a me. Perché mi avete detto di guardarle? Ma la boss fight non è dietro, ragazzi. La boss fight è qui. Palesemente qui. Ora, cosa sia è un'ottima domanda. Perché non penso sia Malenia così presto. Cioè, mi aspetto che lei chiuda l'area. Lei è la boss fight con la B maiuscola di questa zona. E mi sento ancora piuttosto all'inizio. Quindi non penso che sia qui. Siamo tornati ad essere dei maledetti luridi pieni di sangue, comunque. Io non vorrei dire, ma che schifo, che miseria. Allora, come andiamo noi adesso qua? Cosa vogliamo? Beh, ovviamente la chiudiamo con la Loretta, ovviamente. Proviamo a tirare della marcescenza, vediamo se la pigliano. Dai, facciamolo, vai. Hello? Loretta, cavaliere della... Ah, eccola. La baldanzosa che arriva. La pagherò tutta, vero? Non l'ha presa la marcescenza, ovviamente non l'ha presa. Spara cannoni questa qui. Non fa niente. Siamo morti. L'ha presa la marcescenza, però sì, ok. Loretta, questa è quella vera, però. Dobbiamo guardare le gambe, le gambe, le gambe, cacchio. Provo a fare una pazzia, lo so. Wow, ha funzionato, ok. Non c'è un qualcosa qui per... No, però c'è... Ah, ecco, vieni. Ecco cos'è che c'è. L'ho anche visto e non l'ho attivato. Guarda te, salve. Sono un imbecille. Tie! Manina di drago. Mamma mia, la manina di drago. E il morsetto di drago? Posso? Me lo fa fare? Woohoo! 1500 di morsetto di drago. Sto sperimentando. Ammetto che sto sperimentando e basta. Mi sto divertendo. Sono concentratissima, ragazzi. Ma mi sto divertendo un sacco. Cos'è? Si è data un buff, l'ho visto. Ah, ecco, vabbè, vabbè, vabbè. Siamo arrivati a metà, vedi? Ehi, 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 ehi. Tocca a me. Tiè. Wow. No, dai. No, dai. Mi ha tirati fuori 4. No, dai. Vi prego, ditemi che è la ricompensa se la batto. È la ricompensa se la batto. La batto. La batto. Adesso lo faccio. Andremo con l'hard ora, perché non so quanta vita gli levo facendo così. Porca miseria.
Non l'ho presa? No! Ah! Sono morta perché volevo tirargli l'arco. Porca miseria, se no vincevo. Non sarà facile, ma ce la farò. La ucciderò con la loretta, ragazzi. Ce la farò. Devo solo riprenderci la mano. Ce l'avevo, devo solo riprenderla. Ma ci siamo. Ci siamo, ci siamo. Scusi, eh. Ok. Allora, aspetta che prima partiamo con un bel morsetto di drago. Uno, due, drag. Vai, drag. Mordi, drag, mordi. Spuntina, drag, spuntina. Posso? No. Povero cavallo, un po' mi dispiace. Ho fatto un errore, lo so. Forse ne ho fatto un altro. No, invece non è andata bene. Ok, dammi le katane. Devo potenziare la mia spadina magica. Siamo dietro, porca miseria. Maledetto al cavallo che fa il cavallo. Maledetta un po' anche me che faccio me. Perché lo so che non ci sto a colpirla, ma l'ho voluto fare lo stesso. Che miseria. Attenzione che adesso fa la maledetta. E niente. Ok. Concentrati, Messi. Concentrati, Messi. Voglio questa cosa e se non la potrò usare mi arrabbierò un sacco, ma la voglio lo stesso. Dammi la loretta che adesso poi tocca a lei. Ce li ho anch'io i raggi gamma, hai visto? Ho sbagliato. Ci sono stata lo stesso però. Questo è stato tutto culo, ammetto. Vieni, vieni. Signora Loretta, venga, venga. Che fa, che fa? Ho sbagliato, volevo togliere la dual. Cacchio. Diamo un colpetto di katana singolo. No, secondo me ce ne sta un altro. Ma porca miseria, guarda, fa la maledetta. E vabbè, quanta roba mi devi tirare. Ok, ci siamo, ci siamo. A due mani, a due mani. Perché tra poco ci sarà il ritorno dell'ira della Loretta, che singolarmente, non quadrupla come ha flexato la signorina qui, si abbatterà sugli avversari di Yella, mietendo le sue vittime. Ora, vai, controfreccia. Dovevo aspettarmelo, che la mia freccia singola non poteva nulla contro la quadruplicanza della Loretta originale. Ce ne vorrà un'altra. Ma ci riproviamo, troveremo un'altra apertura e lanceremo un'altra freccia che racchiuderà tutta la nostra forza e la voglia di quadruplicare quest'arco per tirare quattro flecce con la L, multiple, l'upgrade del nostro arco. Sì! Dammi quell'incantesimo! Sì! E ora vorrà 4000 intelligenze, io non lo potrò usare. Però salto, sono felice, sono contenta. Yippee! 46! Oh, aspetta, 32 più 5, 37, più altri 5, non ci arriviamo. Che fastidio, no. Ma non disperiamoci, non troppo almeno. Il mio cuore ha subito una bella botta, però sarà un po' più alleviata dal fatto che c'è un DLC in uscita, quindi ci saranno tante aree da esplorare, abbiamo 13 lacrime e Renala è sempre felice di vederci reskillare, quindi non c'è nessun problema. Se abbiamo buttato via 32 punti perché l'imbecille sottoscritta voleva uno spadone di ghiaccio, vi lascio solo immaginare cosa succede per l'arco quadruplo. Stregoneria usata da Loretta, cavaliere del Sacro Albero. Genera un arco pesante magico e scocca quattro grosse frecce simultaneamente. Aumenta di potenza se caricato, ok. Escogitato da Loretta al termine del suo lungo e sanguinoso viaggio alla ricerca di un luogo in cui gli albinauri potessero vivere in pace. Li ha portati qui.
Li ha portati... Beh, però non li troviamo all'interno dell'albero. Dentro c'è lei. Loro sono fuori. Li abbiamo trovati... Le donne e gli uomini, quelli con la testa grossa rotonda, non quelli tipo Padia, ma gli altri, quelli di Raya Lucaria, li abbiamo trovati fuori, intorno ad Ordina, alla città liturgica. Mentre dentro non ce ne sono di albinauri. Non ne ho ancora incontrato nemmeno uno. Potrebbe però averli portati qui perché comunque essendo terre proibite nascoste dietro ad un medaglione segreto probabilmente sono al sicuro. Cioè l'ordine aureo non si spingerebbe fino a qui solo per prendere delle cavie, perché alla fine gli albinauri sono usati da cavie per i propri esperimenti, le proprie porcherie. Cioè probabilmente erano al sicuro anche senza di lei. Oppure lei potrebbe aver fatto una qualche sorta di accordo, tra virgolette, con Michella. Io ti proteggo, tu quando diventi divino smetti di fare ste schifezze sulla mia razza. Sempre che lei sia un'albinaura o comunque ha fatto una qualche sorta di scambio per proteggere gli albinauri. Non sto trovando la sua arma, santa pazienza. Dov'è? Falce da guerra argentea, minuziosamente lavorata, brandita da Loretta, cavaliere del Sacro Albero, conferita in origine per il servizio svolto come guardia personale dell'aristocrazia cariana, la scintipietra blu dell'arma è stata sostituita con oro massiccio. Che se ne sia andata da Caria allora, cioè che lo scudo parlasse dell'abbandono di Caria per l'albero madre? Però è strano perché ho cercato cosa volesse dire apostata e vuol dire l'abbandono di una carica religiosa. È per questo che l'ho legata principalmente all'albero madre, perché loro hanno più la religione, no, dell'albero madre, della volontà superiore, mentre Caria sì, hanno le stelle, hanno il cosmo, hanno la luna, ma è più lo studio di queste cose, non è una religione. Quindi credevo che fosse... il fatto che lei avesse abbandonato la capitale e fosse partita per cercare un posto per gli albinauri. Mentre da questa descrizione sembra quasi che abbia abbandonato la casata dei Caria per l'albero madre. Non lo so, magari anche un susseguirsi di cose. Prima era Caria, poi è andata nella capitale, ha visto quello che facevano e se n'è andata via anche da lì. Mi piace il personaggio di Loretta. Non ho ancora il quadro completo, ma il fatto che si sia fatta carico di trovare un posto per gli albinauri che sono praticamente maltrattati da tutti è una bella cosa, mi piace. Sia Marika quella, ma non credo che sia Marika. Marika non mi dà l'impressione di essere una mamma affettuosa, sapete? Ma proprio assolutamente no. E però adesso da questa parte mi sembra più un ragazzo che una donna, porca miseria. Ma perché non sono capaci di fare delle statue chiare? Una bella mascella quadrata alla Radan e tu dici, cacchio, questo è un uomo. Cioè, non hai questo problema, porca miseria. E io Marika non è che proprio l'ho vista, cioè era solo nel filmato di apertura... E non era esattamente chiara, quindi non so di preciso che faccia abbia Marika. Radagon l'ho visto e non è. Godfrey l'ho visto e non è, perché Godfrey comunque è anche piuttosto... Godfrey è un po' alla Radan, cioè lo vedi che è un uomo. Quindi se è un ragazzo con queste fattezze, ne rimane uno solo. Cioè non c'è tanta scelta. Può essere solo Godwin. E vi spiego anche perché. Sono gli unici tre figli... che hanno dei legami tra di loro. E secondo me la colla qui la fa principalmente Michella tra tutti e tre. Perché sappiamo che Malenia e Michella non si staccano mai. Cioè sono quasi un essere solo. Non alla Radagon Marika, ok. Però dove c'è Malenia c'è Michella e viceversa. Sono molto legati. E sappiamo anche che Michella si è prodigato parecchio per donare al fratello morto una degna fine, no? Lo sappiamo dalla spada che ha fatto, nel quale gli... augura di trovare, tra virgolette, pace nella vera morte. E sappiamo che ha fatto tutto un rituale strano. Non mi è molto chiaro cosa sia il rituale dell'eclissi, ma sappiamo che era un rituale che ha fatto Michella per di nuovo togliere Godwin dalla situazione in cui è. Quindi sappiamo che sono legati questi tre personaggi. Non sappiamo che relazione ci sia tra Malenia e Godwin, perché di Malenia so ancora poco niente. Però Michella è legato a tutti e tre. E sembrano essere gli unici, ripeto, figli che effettivamente hanno dei legami affettivi, perché tutti gli altri se ne fregano, cioè sanno che hanno dei fratelli, fine. Cioè tutto lì quello che sanno. Loro invece ci sono descrizioni che parlano dei collegamenti uno con l'altro, quindi è per questo che penso che quello potrebbe essere Godwin. Perché altrimenti potrebbe essere chiunque, da Santa Trina a Marika, ripeto, a qualsiasi cosa. Ci starebbe anche a livello di età in realtà, perché se i due bambini sono i gemelli, ci sta che lui sia più grande perché è il primogenito. Quindi avrebbe senso. No, secondo me è Godwin quello lì. Potrebbe essere che ci sia una rappresentazione dei tre fratelli, tra virgolette, più uniti all'interno dell'albero di Michella. Anche perché la posa dei bambini richiama la posa di questa. Sì, no, i ragazzini sono i gemelli per forza.
E Malenia ha la stessa tiara qui che ha l'altra figura di là. No, quello là deve essere Godwin, per forza. Deve essere un simbolo della famiglia reale, questo. Il video di oggi termina qui. Abbiamo battuto la vera Loretta, ottenendo l'upgrade del nostro arco della Loretta, appunto. Però non possiamo usarlo perché non siamo stupidi come le ciabatte, ma non siamo abbastanza intelligenti per poterlo usare. Però mi è appena venuto in mente una cosa. Io tra 20, 30, 40 episodi, perché ho registrato un sacco di roba, quindi accadrà molto molto avanti, ho trovato un upgrade di un oggetto che ho già. L'occhio di Marika, il talismano dell'occhio di Marika, che dà più 5 alle statistiche fede, intelligenza e bla bla bla. Messo in combo con l'altro che mi dà più 5 solo ad intelligenza, andiamo a più 10. Con la runa di Godric andiamo a più 15. E noi ci siamo dentro. Quindi non tutto è perduto. A parte il peso limite che abbiamo addosso, ma possiamo cambiare pezzi di armatura, andare in giro in mutande per un po' che se ne frega. Finché tiriamo archi quadrupli vado in giro in mutande, che problema c'è? Comunque, il video di oggi termina qui. Io come sempre vi ricordo di lasciare un commento, un like e di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto. Vi auguro una buona giornata. Un saluto a tutti. Me, blood so violently, thanks for trying me. Now it's finally time to see how this rivalry begins.